il passaggio che si esercita in un modo solo, in un modo diciamo pure universale, cioè quando l'intelligenza, l'anima, dite come volete, mossa dall'esigenza dell'assoluto, con la A maiuscola, a me non piace l'espressione ricerca di Dio, perché è della serie ricerca della pietra filosofale oppure ricerca del passaggio a nord-ovest, e quindi non mi piace proprio come tipo di espressione, ma se volete potete, diciamo l'esigenza dell'assoluto, mossa da questo l'intelligenza scopre ciascuno in se stessi, ovviamente ciascuno in se stesso, la, come dire, la radicale sua finitezza, la radicale propria malizia, il fatto cioè che ciascuno di noi è prima di tutto non solo assolutamente condizionato, questo è quindi il passaggio forse più doloroso, no? Delle varie morti che l'anima deve subire, no? La morte dell'anima è un'espressione, diciamo, tipica del linguaggio della mistica. La morte dell'anima è il chicco di grano che deve morire del Vangelo di Giovanni, eh? Non vi fate incantare da espressione, no? È quello. Bene, tra le varie morti che l'anima deve subire, beh, probabilmente la più dolorosa è scoprire la propria finitezza, cioè scoprire il proprio condizionamento che mai ti abbandona, e scoprire anche, come dire, la malizia del tuo pensare e del tuo agire, che è sempre, sempre, inesorabilmente a servizio di te stesso. Io tutte le volte che scrivo di queste cose, che insomma mi è permesso dalle pagine, riporto sempre, è un po' lunghina, sono una pagina e mezzo, ve lo risparmio, ma un testo straordinario di un filosofo, di un moralista, moralista francese, si chiama La Rochefoucauld, no? Che descrive con una finezza, secondo me, ineguagliata e insuperabile, di fronte alla quale le nostre psicologie fanno proprio la figura di ciabattone, va bene? Descrive le sottigliezze dell'ego che tutto fa, anche si rivolge contro se stesso, pur di autoaffermarsi. Ecco, e questo, come dire, bisogna riconoscercelo. Bisogna riconoscerlo, ed è doloroso normalmente, è un finire, è una morte. Ma è l'unico modo perché l'elemento psichico non finisca, nel senso che noi continuiamo a avere ovviamente una nostra psiche conformata in vari modi, ma venga, come dire, messo al suo livello, che è un livello tenuto sotto controllo, per così dire, o comunque guardato dall'alto, dall'elemento libertà, dall'elemento che appunto nella tradizione occidentale più o meno si chiama spirito. Si può usare anche altri termini, perché non dobbiamo essere vittima dei termini, ovviamente. Questo è il grande insegnamento, l'unico grande insegnamento che io credo possiamo trovare appunto dalla cosiddetta mistica, che è poi la filosofia, come avete capito. Allora, come avviene, secondo la mistica, il passaggio dal mondo della meccanicità al mondo della libertà? Ecco, così si esprime Vannini, il passaggio si esercita in un modo solo, è praticamente universale, quando l'intelligenza o l'anima, mossa dalle esigenze dell'assoluto, scopre ciascuno in se stesso la propria radicale finitezza, la propria radicale malizia. Scopre che ciascuno di noi è assolutamente condizionato. E questa è la morte più dolorosa,
significa l'abbandono del narcisismo, ovvero del desiderio di controllo e dominio per mettere la realtà al proprio servizio. Beh, questo è un commento mio. Dice Vannini che questa morte della psiche, questa morte dell'anima, è la più dolorosa perché è la morte del narcisismo, su cui si imposta tutta la vita umana. La morte del narcisismo è la fine dell'amor sui, ho detto in altre parole, anche della volontà di potenza, che, come ci insegna Schopenhauer, si camuffa in mille modi. E Nietzsche ci insegna che mille sono le maschere della volontà di potenza. Sì, questo passaggio avviene quando l'intelligenza, osservando la psiche da un punto di libertà, osserva che la psiche non è affatto libera, ma è condizionata. Okay. E è condizionata, e quando scopre come funziona la psiche condizionata, scopre che c'è una radicale malizia, cioè che ciascuno pensa soltanto a se stesso, cioè blindato nel proprio interesse personale. Non esiste, cioè, l'interesse comune, il bene comune. In altri termini, mentre l'anima o lo spirito si occupa di che cosa? Del bene comune, cioè del bene e della giustizia, perché questi sono i due termini con cui possiamo definire il divino o lo spirituale, bene e giustizia. E giustizia significa a ciascuno il suo bene. Finché siamo nel mondo psichico, cioè il mondo dell'ego, ognuno pensa esclusivamente al suo bene, che sarà diverso e separato dal bene di un altro. Quindi non c'è spazio per il bene comune, non c'è spazio per la giustizia. Qui le parole di La Rochefoucauld sono particolarmente incisive. È un testo, appunto, che Vannini riporta nel suo libro La morte dell'anima. E ne leggo qualche riga di questo testo. Ecco, appunto, lui parla, Rochefoucauld parla dell'amor proprio, l'amore di sé. L'amor di sé rende gli altri, gli uomini, idolatri di se stessi, sì. Li renderebbe tiranni degli altri se la fortuna dettesse loro i mezzi. Non indugia mai fuori di sé. Nulla è più impetuoso dei suoi desideri, nulla più segreto dei suoi progetti, nulla più astuto della sua condotta. Allora, egli compie, è invisibile, ecco qua, molto interessante questo passaggio, e spesso è invisibile questo amor suo anche a se stesso. Vi concepisce, vi nutre, vi alleva senza saperlo un gran numero di affetti e di odi, ne forge di così mostruosi che quando vengono a luce li rinnega e non li ammette. Ecco qui quindi tutto il tema della censura che poi la psicanalisi scopre. Da questa notte, da questa censura che relega questi contenuti nell'inconscio, che lo protegge, nascono le ridicole convinzioni che ha di sé, quelle che noi chiamiamo teoria ombrello. Da qui derivano i suoi errori, le sue ignoranze, rozzezze, idiozie sul suo conto. Infatti le persone pensano di se stessi un sacco di idiozie, nel senso che non si conoscono. La persuasione che i suoi sentimenti siano morti, cioè finiti, solo quando sono solo addormentati, cioè che non sia, abbia, per esempio, non senta più l'odio, solamente perché in quel momento è finito nell'inconscio. Ecco, ma questa fitta oscurità che lo nasconde a se stesso gli impedisce di vedere perfettamente ciò che è esterno a lui, quelli che sono, quelli che lui ritiene i suoi interessi. Lì ci vede benissimo, se si tratta dei suoi interessi privati, dei suoi affari privati, allora la violenza dei suoi desideri ridesta tutta la sua attenzione, vede, sente, capisce, immagina, sospetta, pensa, indovina tutto. Se quindi tentate di credere che ciascuna delle sue passioni abbia una magia propria, cioè in certi momenti diventa particolarmente intelligente, in altri casi totalmente ottuso. Niente così intimo e forte come i suoi legami, che cerca inutilmente di rompere alla vista delle estreme sciagure che lo minacciano. Eppure, talvolta, in poco tempo e senza sforzo, fa quello che non gli è riuscito a fare in parecchi anni e con tutto ciò di cui era capace. Da qui si potrebbe concludere che è lui stesso ad accendere i suoi desideri e non la bellezza o il merito delle cose che sono oggetto. Insomma,
Essi incarna tutti i contrari, è imperioso e obbediente, sincero e dissimulato, misericordioso e crudele, timido e audace. Cioè, le contraddizioni sono parte, no, come sappiamo bene, della psiche, e i conflitti tra queste parti sono inevitabili e senza fine. Ha inclinazioni differenti che lo guidano e lo votano ora la gloria, ricchezze o i piaceri, cambia secondo l'età, delle fortune, delle esperienze, e così via. Insomma, fa una descrizione, non riporto tutto, una descrizione impietosa ma realistica di quello che è la nostra psiche, cioè del nostro ego, in cui normalmente ci identifichiamo. La cosa importante da sapere è che dentro l'ego non può non esserci sofferenza. Eckhart Tolle lo chiama, Eckhart Tolle, uno dei mistici moderni, lo chiama corpo di dolore, perché l'ego, in quanto si fonda sulla separazione, non è in grado di amare. Amor sui non è amor sui, è attaccamento a se stesso, attaccamento alla propria immagine, non è amore in senso di agape, fratellanza, non è caris, non è benevolenza, tutt'altro. Quindi l'ego vive assolutamente nell'illusione. Ora, scoprire al proprio interno che ci abita questa specie di mostro psichico, di per sé può far paura, ma fa paura soltanto se ci identifichiamo in esso. Appena ci rendiamo conto che esso è meccanico, ma noi non siamo questa roba qui, siamo semplicemente condizionati da questa cosa, come un computer può essere condizionato dai programmi che uno ci ha messo dentro, ma di per sé il computer non è i suoi programmi. Soltanto quando noi siamo in grado di osservare l'ego da una posizione di libertà, allora in questo momento, mentre riconosciamo la nostra malizia e i nostri peggiori vizi, in quel momento entriamo nel mondo della libertà e nel mondo dello spirito. E questo è ciò che insegna la mistica.